Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci siamo svegliati anche stamattina qui a Gijón e ovviamente non mi sposto perché poiché è fine settimana, se ti sposti un attimo non hai più il posto. E sta pienissimo, pienissimo l'area camper. E stanno tutti quanti camper che vanno avanti e indietro per cercare un posto e non c'è. Noi ci andiamo a fare un'altra passeggiata verso la spiaggia e a prenderci un caffè. Lo so, in questo momento sarò molto impopolare, ma io non vedo l'ora che finisce il mese di agosto, perché in questo formicaio io non mi ci metto. Io, al contrario del mondo, preferisco tutti i mesi tranne agosto e tutti i giorni della settimana tranne sabato e domenica, perché non ce la farei mai a stare in mezzo a questo formicaio.
Andiamo. E abbiamo comprato anche il pane, perché solo il pane si può comprare, il resto della roba a parte che è carissima. Una pizzettina microscopica che già lo so che non sa di niente, costa 2,75 euro. Cioè, me la faccio io la pizza. Ma poi i dolci niente, non li sanno fare, quindi non mi attira e per questo dimagrisco. Poi cammino molto di più qua, perché ci sono spazi enormi per camminare, quindi facciamo queste lunghe passeggiate che fanno bene alla panza. Non so se si nota che sono dimagrito, che non c'ho più quel pancione esagerato. Si nota? torniamo al camper, così dopo andiamo a far sfogare un po' a Gaia sulla spiaggia dei cani come ieri. Penso che rimango qui anche domani, perché stanno i camper come i pazzi girando, che non sanno dove mettersi, perché è tutto pienissimo e quindi da là no, io non mi sposto. e sarei un pazzo a spostarmi. Dai. Qua c'è McDonald's, per la felicità di quelli che piace McDonald's. A me, sinceramente, non mi dice niente, non mi ha mai detto niente. Ora 10 minuti e siamo al camper. Anche le macchine oggi stanno parcheggiate nei punti più impensati, nei vicarielli, non sanno più dove metterle. Normale, quando è festa, e oltretutto è agosto, veramente sta un casino terribile. Ma noi là stiamo bene. E ho finito le crocchette per Gaia e gli sto preparando un po' di riso con i piustellini. Devo comprarlo. È quasi pronta. Poi si raffredda e poi te la do, va bene? Sembra che gli piace. Non se ne vuole più venire, siamo qua da 2 ore e devo andare a cucinarmi una cosa che mi è venuta in mente, buona, ma se questa non si muove, la disgraziata, vado là dove se ne va. Questa è una delle cose che mi è arrivata da Amazon, è un vassoio per il fornetto, quindi lo usiamo, vediamo come funziona, se funziona bene, se ci piace. Dobbiamo usarlo. Bello,
Bello, puro acciaio. Ma che sta scritto qua? Stainless steel 18. Vabbè, comunque sembra buona. Ok, dai, procediamo con questo piatto inventato. Iniziamo a friggere le melanzane. Giusto per il nostro pranzo cena. Anche lei non ha avuto niente a pranzo perché ha fatto la cattiva, che in spiaggia non mi voleva ascoltare, non voleva salire più, come sempre. Non lo so com'è, è un'invenzione, ve l'ho detto, quindi mi servono due mani. Ve l'ho detto, è un'invenzione, partendo dall'ispirazione della musaca, che è una cosa che mi piace molto, mi è venuto di fare questa cosa con quello che avevo in frigo e secondo me è buona, lo dirò fra un po'. Madonna mia, non ve lo posso spiegare che cos'è, è un mix di sapori, volete provare? È un mix di sapori... Bisogna dargli un nome a questo piatto, veramente è qualcosa di eccezionale, mi devo scrivere come l'ho fatto, anche se è facile. Leggo il video. Ma è buonissimo, no? Buono. Veramente. Incredibile. Neanche oggi la marea è salita alta e sta salendo e continuerà a salire. La spiaggia dei cani praticamente non c'è. Diventato niente, ormai l'acqua sta arrivando di nuovo alla scaletta. E anche noi ci ritiriamo e vi diciamo tra un po' una bella buonanotte. Tutta una buona parte di questo parco possono stare i cani sciolti, però io non mi fido perché questa già oggi per farla salire dalla spiaggia ci ho messo 3 ore, quindi meglio evitare, dai, che ora andiamo a fare la pappa, su, non possiamo, andiamo a fare la pappa, diglielo.
vietato.